credo che uno dei grandi problemi che noi abbiamo oggi è quello di aver perso il gusto e il senso anche del doverci scandalizzare, doverci indignare. Abbiamo reso un po' lassa la nostra coscienza. Noi vediamo che i giocatori o la Mara Venier guadagnano miliardi e miliardi. Questo è un disvalore che entra attraverso i mass media nelle case di tutti. I bambini che hanno spirito critico poco sviluppato subiscono, si indottrinano, sanno che il successo che nella vita è quello di guadagnare i miliardi e non riescono manco a capire qual è il parametro di questo arricchimento. Quindi io quando lascio il lavoro e me ne vado a casa all'ora di pranzo vedo lì davanti all'Arst le ragazzine, in particolare mi colpiscono le ragazzine, ma dico il discorso vale per ragazzine, ma per la nostra formazione, diciamo così, può sembrare ancora meno accettabile questo, quindicenni che sono uscite dal liceo vanno, aspettano il pullman perché sono pendolari, devono tornare, hanno la lattina della birra da una parte in una mano, la sigaretta nell'altra, parlano del nulla, escono dal liceo, vanno a casa perché dovrebbero studiare il giorno dopo. Allora l'istituzione sociale scuola che si combina all'istituzione sociale famiglia, io dico all'istituzione sociale, questo c'è anche nel lungo bello, molto bello secondo me intervento di Edo Cannavera nel libro, in questa grande riflessione sui motivi pedagogici che dovrebbero essere inseriti nella società contemporanea, nella nostra società contemporanea. Ecco, diciamo, tutto questo, questa caduta, diciamo, a noi non ci serve più, la prendiamo tutta come dato. E Giancarlo Ghirra, mi senti? Una riflessione che mi verrebbe spontaneo fare è che mentre stiamo privatizzando tutto, giustamente secondo certi criteri, un po' questo Stato che era diventato così padrone di tutto, ma padrone nella maniera più borbonica, che poi si vanno 2 milioni di miliardi di debito pubblico e passa che abbiamo sulle nostre spalle e sulle spalle delle prossime generazioni, da questo anche quello. Stiamo privatizzando tutto. E beh, però a me pare che mai come oggi il mercato sia il signore. Perché io dico anche a un mio amico di Rifondazione Comunista che è interista, Ronaldo non si tocca perché è il mercato che dà le valutazioni. È il mercato. E se la santissima, finissima Mara Venier va alla fine se le danno, non so, 8 o 10 miliardi, è perché ne fa guadagnare altrettanti con le case industriali che fanno le sponsorizzazioni e le trasmissioni e fanno alta audience, eccetera. È il mercato. E non ci si pone il problema del disvalore che entra di questa signora che si dice nei titoli del giornale o nell'annuncio, grosso successo, guarda, la parla, è molto brava. Ecco, e noi questo lo assumiamo come un dato. Allora si dice, ma la stampa cosa deve fare? La stampa deve fotografare la realtà, ecco, nell'articolo di Pierpaolo Congia, si dice da molte parti, la stampa deve fotografare, non deve commentare, il giornalismo anglosassone sono quello di fotografare, riferire pari, senza spirito critico, senza setaccio. Io non credo che sia questo. E secondo me la stampa è una delle cause, lo dico con la forza del cuore, perché io da 20 anni, 25 anni ho fatto un po' di giornalismo, cominciavo la pagina del giorno, l'Unione Sarda nel 71, proprio ragazzino. Ecco, la stampa, per quanto le compete, la stampa scritta, ancora di più la stampa mass media, la stampa televisiva, è colpevole di questo, assieme come istituzione, diciamo così, sociale, insieme all'istituzione familiare, anche all'istituzione, in qualche misura istituzione chiesa. Vedete, e do subito, scusate questo sfogo a Don Cannavera. Volevo dire della Chiesa, vedete, io ho mandato un pieghevole che è sembrato anche irriverente verso qualcuno. Io lo dovevo fare perché era un
imperio di coscienza mio, però io so bene che è la Chiesa che nella nostra società dà quanto dovrebbe dare l'amministrazione pubblica. Se non ci fosse il volontariato organizzato in larghissima parte dalla Chiesa, non solo dai preti, dalla Chiesa che è una cosa più grande dei preti, ma certo anche dai preti, dai nostri preti, tanti problemi, tante situazioni di emarginazione, di abbandono non troverebbero soluzione, consolazione, rimedio. Quindi io, mentre sono stato severo scrivendo, ma rifletteva quella mia considerazione, avevo in mente episodi specifici naturalmente di diserzione rispetto ai propri doveri, di personalità importanti, ma certo io so che la Chiesa, grande istituzione spirituale e civile e sociale e pedagogica, fa più di tutti. Per questo sono anche un contribuente fedele dell'8 per mille per la Chiesa, e questo anche mi autorizza a dire anche i miei no quando ritengo in coscienza, posso anche sbagliare, ma ritengo in coscienza di dover dire i miei no. E tanta solidarietà, tanta amicizia. Io dovevo anche definire nel pieghevole i miei amici e maestri, Angelo Pittau, Salvatore Morito ed Ettore Cannavera. Maestri perché mi hanno insegnato facendo. Io non ho voluto metterli sull'altare, non ho voluto anticipare la loro canonizzazione che verrà, ma verrà quando i tempi saranno maturi. Io non li ho voluti mettere sull'altare, ho voluto dire a me, cittadino di Partenia, loro hanno rappresentato un esempio. Questo è tanta solidarietà, in particolare adesso vorrei dire a Ettore Cannavera, perché non mi dimentico, perché sapete, l'onestà esige anche ottima memoria, che egli anni fa fu insistentemente chiamato dottor Cannavera e mai don Cannavera dal giornale che dice di essere il giornale della diocesi. Era una sottolineatura molto polemica e molto ingiusta. Io non mi dimentico di queste cose, non mi dimentico dei miei amici, anche quando cambiano le situazioni. Io sono contento che siano cambiate e che gli abbia tanti riguardi oggi, tanti riguardi come non li ha avuti nel passato, ma lui è sempre lui, è il mio amico, è il mio maestro in quel senso lì, che non ha mai preteso di esserlo, ma mi ha consentito di stargli vicino e di imparare, punto e basta. Ecco, dovresti chiamare Santa, non ti dono. Caro Gianfranco, tu sai delle mie grosse perplessità nel collaborare nuovamente a questo tuo nuovo libro. E proprio perché avendo in te questa carica e questa rabbia, che siccome il libro è uscito oggi, credo, potete leggere meglio nell'introduzione che fai, che ci dà anche che vi dà una risposta. Perché Gianfranco ci tiene quasi a metterci in mostra, ma questa visibilità che ci mette a disagio a parlare del disagio, quasi noi che siamo qua sopra fossimo i buoni, con le ultime parole ancora di più, senza capire o senza dover approfondire che ciascuno di noi è e fa quello che può con altri. Innanzitutto perché vedo molti di voi che conosco e che potrebbe essere da questa parte a parlare, da Carlo Follesa che è sulla porta, ad Angelo Pittau, ma a Sandro Marilotti,
penso soprattutto ai tanti ragazzi che, coordinati da noi, fanno tanto. Quello che noi riusciamo a fare non è perché siamo diversi dagli altri, forse perché siamo più inquieti, più arrabbiati, più testardi, ma non potremo fare se non con voi. Ecco perché questa divisione è solo una cosa formale. Ma se noi ci impegniamo in questo settore, perché per fortuna nella società ci sono tante persone sensibili che si sono assunte la responsabilità degli altri, non perché facciano cose eccezionali, ma anche nelle contraddizioni, nei momenti di entusiasmo e di depressione, nel vai e vieni, hanno capito che la vita ha senso solo se vissuta con gli altri. Leggevo l'altro giorno in aereo uno dei racconti di Tolstoi che pubblicava un quotidiano. Dice: che cosa fa vivere gli uomini? Non fa vivere noi, dice Tolstoi, la cura di noi stessi, ma ci fa vivere la cura e la premura nei confronti degli altri. E quando questo si allarga e quando questo diventa e diventerà, nonostante i momenti difficili che stiamo attraversando, cultura comune, visione comune, allora potremmo sì dire che il disagio giovanile è solo un momento fisiologico di passaggio e non una situazione cronica in cui oggi molti, moltissimi si trovano. E parto dallo spunto di Pierpaolo Conte, che diceva che bisogna allargare lo sguardo. Certo, accennata suicidi, la prima causa di morte tra i nostri giovani. Pensate alla prostituzione maschile in grande aumento, pensate alla malattia mentale in aumento, all'anoressia, alla bulimia, che tutti i giorni troviamo ormai tra i nostri ragazzi e tra le nostre ragazze. Ma il disagio adolescenziale e giovanile non è che lo specchio del nostro disagio di adulti. Gianfranco dice nell'introduzione, parla di smarrimento esistenziale, non dei giovani, ma di tutti noi. Loro non sono che l'anello più debole di una società smarrita e in disagio. Non sono i giovani in disagio. Siamo tutti noi che non riusciamo ad aiutare i ragazzi a superare quel disagio, a trasformare il disagio in crescita, in sviluppo, in cambiamento. Ecco perché la responsabilità di tutti noi qui presenti non deve e non può restare qua dentro. Questi incontri mi lasciano sempre perplesso, ci parliamo addosso. Allora si comincia a cercare di intravedere qualche responsabile di amministrazione, qualche politica, se ne vede uno laggiù in piedi. Beh, per oggi c'è il Presidente della Repubblica, sono i giochi della gioventù, certo, contano molto di più. Giustamente dovevano essere lì, ma il fatto è che non sono presenti anche in altre situazioni, o che sono presenti per continuare anche loro a protestare contro chi non si capisce, forse il Padre Eterno a questo punto, quando si fanno le sfilate trovate in prima fila i politici, quando si parla di problematiche di politica sociale sono loro a riempirsi la bocca dicendo che le cose non vanno, che bisogna migliorare, ma chi lo si dice? Questo a me mi sembra importante, perché quello che viene chiamato oggi volontario, una parola che spero di poter sostituire presto nel nostro vocabolario, perché li fa quasi diventare santi questi volontari, le parole che hanno una coscienza civile, che si fanno carico di questi problemi, devono inchiodare chi ha delle responsabilità più precise. Non possiamo più girare attorno ai problemi, perché le situazioni di cui oggi si parla, dello stato sociale, certo bisogna essere attenti ai falsi invalidi, alle pensioni baby, ma quando si parla di problemi educativi, quando si parla di scuola, quando si parla di famiglia, non si possono togliere le pochissime risorse finanziarie presenti, non si può non dare la possibilità agli operatori dell'educazione di permettere loro una crescita e un confronto continuo, perché da professionisti dell'aiuto si trasformino in uomini capaci di relazione di aiuto con queste persone. Voi capite quanto è difficile lavorare
con gli adolescenti, con i minori in genere, proprio perché sono in questa fase evolutiva particolare. E quando queste si trovano addirittura in un carcere, perché sono ragazzi che hanno vissuto situazioni più difficili, allora l'impotenza ti prende e ti chiedi: ma che cosa facciamo? Basta ritornare all'episodio di stamattina con dottor Marilotti qui presente, quando con due ragazzi, i volontari qui presenti del carcere conoscono molto bene, ci si guardava in faccia: ma che facciamo? Che sensazione di impotenza. Lo puniamo o no? Lo mandiamo in un isolamento? Reggerà o no l'isolamento? E quando uno dei due di fronte all'invito del direttore a venire a parlare si rifiuta, io ho visto dalla faccia del direttore veramente un grande senso di smarrimento. E nelle carceri, voi sapete che chi ha colloquio col direttore deve fare la fila per mesi. Che fare? E quando di fronte al ragazzo richiamato all'osservanza di regole interne al carcere non risponde, e il direttore si sente costretto giustamente in una posizione ferma di invito del ragazzo a recarsi nell'isolamento, questo ragazzo va in bestia, non si riesce più a controllarlo, messo in cella scoppia in un pianto di liberazione. Voi capite quanto è difficile con un ragazzo di 14, 15, 16 anni recuperare 15 anni mancati, situazioni familiari non dico disastrate ma assenti totalmente, ragazzi che non hanno vissuto affettività, attenzione nei loro confronti, crescita cognitiva, che non riescono neanche a capire i sentimenti, che non riescono a esprimere quello che sentono. Certo, il carcere minorile credo che sia l'emblema del disagio dei piccoli, perché forse quando abbiamo a che fare con un adulto si riesce almeno a parlare, ad aiutarlo a esprimere quello che vive, con un ragazzo che non riesce, che non capisce quello che sente, che non riesce neanche lui a capire ma perché. Il direttore dal cuore di carne, come lo chiama Gianfranco, lo invitava al di là del suo ruolo: Marco, cosa c'è? Fammi capire cosa possiamo fare. E il ragazzo non riesce, non perché non vuole, non sa neanche lui come fare. Ecco, allora perché tutti dobbiamo essere richiamati a chi ha responsabilità nei vari settori, qui chi lavora nei tribunali, nei servizi sociali, nella scuola, a farci carico emotivamente del ragazzo, a sentire con lui, ad entrare in relazione profonda per tirarlo fuori da quella situazione di impotenza che sta attraversando. Non possiamo essere professionisti, ci siamo guardati dentro, lo mandiamo dallo psicologo, abbiamo sorriso. Io dico che sono psicologo, ma sapete bene che se lo psicologo non entra in relazione profonda, ecco perché noi tutti operatori dobbiamo fare un'autocritica e capire che ogni qualvolta entriamo in rapporto con queste persone, è della persona, ci ricordava Salvatore, che dobbiamo mettere al centro, non il problema, è lui che dobbiamo capire, non quello che dobbiamo fare. Ecco perché il rischio continuo che noi corriamo di creare ulteriore disagio, ulteriore emarginazione. E l'autocritica che voglio fare anche nei confronti nostra, del volontariato in genere. Purtroppo stiamo assistendo negli ultimi tempi a tanti volontari che si improvvisano, perché ormai il volontariato sta diventando anche un'opportunità di potere economico, politico, di gestione di posti di lavoro, di gestione della sofferenza altrui, perché si può far carriera sulla sofferenza altrui, ci si può affermare sulla sofferenza altrui, ma attenti che quando noi sfuggiamo al bisogno dell'altro e usiamo l'altro per affermare i nostri bisogni, questo non è più lavorare dentro il disagio. Quando il ragazzo non viene richiamato alle sue responsabilità, e di questo oggi parliamo tanto tra noi operatori, della responsabilizzazione dei ragazzi, coniugare accoglienza e responsabilizzazione, proprio perché richiamarli
a capire loro, essere loro i primi attori di questo cammino che stanno facendo. Noi non siamo che delle persone che possono aiutarli a capire, a consapevolizzarli del momento difficile che attraversa, ma pensiamo a noi a tavolino di decidere sulla loro pelle, quando abbiamo difficoltà vivere con loro il loro disagio, a decidere con loro il loro futuro. Ecco perché allora anche noi volontari, operatori in genere, operatori istituzionali, dobbiamo essere sempre attenti a capire e ad agire con tempestività. L'ultima, una ragazza di 12 anni di Cagliari, genitori separati, la mamma tossicodipendente, dedita alla prostituzione, se la porta con sé in ambienti molto pericolosi, o chiede un intervento al tribunale, 4 mesi per avere una relazione. Il presidente del tribunale, qui gli rendo onore, ha dovuto intervenire il sindaco della città, per cui quell'assistente sociale facesse in 2 giorni questa relazione, per poter prendere i provvedimenti. Non è possibile lavorare così, cari amici, se non lavoriamo anche al di là delle nostre 8 ore di lavoro, quando c'è un caso difficile, nei ragazzi c'è bisogno sempre di tempestività, di risposta immediata, anche di risposta punitiva, ma immediata al loro comportamento delittuoso. Se non siamo, insomma, organizzati per rispondere efficacemente e in modo adeguato a questo disagio che ci esprimono, allora siamo fallimentari. Ecco perché il disagio dei giovani e dei ragazzi non può che richiamarci al nostro disagio come cittadini, come operatori, come persone che hanno a che fare nel quotidiano con loro. Ma per questo, per concludere con la risoluzione di Gianfranco, bisogna continuare ad andare avanti. Gianfranco si paragona a Giove che si lamenta e che se la prende col Padre Eterno. Chiaramente è un'immagine, perché non è certo il Padre Eterno responsabile di questi disservizi, di questa demotivazione, di questa disattenzione nei confronti dei nostri ragazzi. Però passi avanti se ne sono fatti e continuiamo a sperare, come dice Paolo di Tarso, contro ogni speranza. Se non fosse così ci saremmo già arresi. Continuiamo insieme a combattere per una diversità, per uno rispetto e per un aiuto di questi nostri ragazzi.